Uno non può pensare bene, amare bene e dormire bene se non ha mangiato bene. La cucina di un bistrò? Tre giurati dai palati molto esigenti? Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a Cuochi e Fiamme, il programma più cool della cucina. Questo è quello che dicono di noi, del nostro pubblico e soprattutto della mia giuria, la più cool in assoluto, Fiammetta Fatta. Esatto. Fashion, cool, non ce ne sono aggettivi. Riccardo Rossi. No, anche su te ci sono aggettivi, ma non li posso dire in TV. E sapessi quello che mi scrivono sui braccialetti e gli aggettivi che si mette Chiara Maci in questo periodo. Così rinata, rifiorita. Concorrenti di oggi agguerriti. Erika da Padova. Buongiorno, ciao. E Tommaso, nato a Cernusco sul Naviglio, ma residente a Indunolona. Provincia di Varese. Varese. Signori miei, quattro sfide. La prima non dà punti, chi la vince sceglie dopo. Ormai le regole le sanno tutti. La prima è di manualità. Non sono pronto a dare a Riccardo Rossi, bensì... No, ci mancherebbe, ci manca la panna prima. Ecco, quello. Glassaggio o glassatura della torta. Quindi avete la ganache morbida qua a fianco e la spatola nei nostri portaoggetti. Avete tre minuti per fare una glassa omogenea, bella precisa. E c'è uno pignolo in giuria. Via il tempo! Guarda, ormai tu quando parli di cucina, in realtà sembra di stare in un garage. La ganache... dei freni, la spatolatura sembra il grafitaggio, la graffaggio, cioè è una cosa, basta! Ma perché la cucina è un laboratorio, no? Ho capito, però te, i marinai, che le cose, cioè, i marinai? Questo? Sì, quelli che tu dicevi, la gassa, le cose, la scassa della deriva, il fiocco, tutti quei nomi, qui voi che avete bisogno del, come si chiama, del vocabolario vostro di setta, di piccola setta, di infatti setta. A Roma si dice parla come magni, però il problema è proprio questo, che il secondo... Allora, è iniziata ora la puntata. Ora. Chi ha mangiato a mensa? Com'è che quando parla Fiammetti la capisco, quando parli non ci capisco niente? La ganache, la spatolatura, la... Scusa? Sì? Tu sai che cos'è la Marise? Beh, un'amica mia, Marise. Come stai, Marise? Cos'è la Marise? Anche tu! Cos'è la Marise? No, non me la... Lecca pentole o Marisa chiamata anche. La lecca... esatto. A Roma la chiamiamo scarpetta. Marisa. Ma guarda, perché sono... beh, comoda però perché. No, il perché sinceramente da dove deriva non lo so. Perché sono onesto. Era una... perché era una ragazza che puliva sempre. Ma che fai, come la Marisa, fai brevetto al paese. Quello è detto miliardario. Capito, così è andato. Signori, è iniziato. Vabbè, comunque, a burlare due minuti, non lo sopporto. Ma capito qual è il concetto? Ti voglio dire che io vorrei che tu sciacquassi i panni in Arno, e a chi lo dico? Ok, a uno che è a Santa Croce sull'Arno. Allora, la ganache, che però ganache. Si chiama così, è quando si aggiunge del materiale grasso, in senso panna fresca, al cioccolato. È la stessa del ripieno dei cioccolatini. In questo caso non è proprio, di solito non si chiama ganache quando si fa la glassa, si chiama copertura. Oh, e vedi che tutto capiscono, copertura. Perché di solito si usa direttamente un cioccolato che ha una base di burro di cacao molto più alta all'interno, in modo che diventa più lucido quando si va a spalmare. Capito? Io devo lavorare qui con... Allora, torno da loro che stanno marisando. Stanno spatolando bene. Allora, in questo caso, visto che avete ancora 40 secondi circa, spiego le vari modi per farlo a casa. Se si fa solo con cioccolato e panna, potete metterla, visto che quasi nessuno avrà l'apposito attrezzo. Chi ha un microonde, quando lo compra, trova dentro dei portapiatti, cioè delle alzatine per mettere due piatti dentro. Sono tre zampettine, sì, tutta a rete. Quella è perfetta, posta sopra un foglio di carta forno, così si raccoglie l'eventuale rimanenza e non si butta niente. Mettete la torta già rifilata sopra, versate al centro abbondante glassa, leggermente spatolando il centro, quella automaticamente cala. E quello che rimane sotto chiamate Marisa, 10, che fa la scarpetta. 10 secondi, pronti con la torta là?
sull'alzatina. Questo è il vostro punto d'atterraggio. 3, 2, 1, stop! E l'alzatina, vi ho comprato le alzatine. Guarda, qua c'è della manualità però a fare i dolci, eh? Guardala, lei. Fratello. Voilà. Fratello. Merci. Mamma mia, guarda, ho una tentazione. Sì, lo so. Guarda che ce n'ho anche una io qua. Proprio... Va bene. Erico Tommaso. Direi questa. Lui. Ammazza. Tommaso vince la prova di manualità. Bravo. Allora, si parla di condimenti o sughi. Ortolana o ragù? Ortolana. Bravo, siamo più leggeri. È l'ortolana il piatto della prova di abilità. Verdure, più ce n'è meglio è. Questo è la base di quello che può essere un ragù, una caponata, un qualcosa di vegetale che può essere anche il condimento della pasta, di un riso, di qualsiasi cosa. 30 secondi per prendere tutto ciò che vi serve in dispensa. Lo sapete, ma ve lo ripeto, questo campanello luccicante serve per avere il mio aiuto. Se vi dimenticate qualcosa potete usufruirne per tornare all'interno. Detto questo, via. Via di compressa anche. Allora, la mia ricetta è un pulisci frigorifero. Verdure dolci a volontà, quindi una zucchina, una carota, una rapa bianca, un cuore di sedano, un pezzettino di finocchio, una cipollina fresca o cipolla bianca, olio extravergine, un cucchiaio di pesto ligure per 4 persone, una pasta scelta, io faccio della pasta fresca che so, mal tagliati o degli gnocchetti, e un pezzettino di lardo di colonnata. Stop! Vedo in entrambe le postazioni acqua che bolle, non è salata. Detto questo, signori miei, avete 10 minuti per stupire la nostra giuria. Via! Allora. Ora iniziamo a fare la mia tortura preferita. Allora, che lavoro fai? Io mi occupo di... Tu devi riuscire a parlare e cucinare. Sì, organizzo degli eventi, ma soprattutto lavoro con i bambini. Posso già darti un... Ammazza, compito. Subito così? Allora, cardamomo, guarda, cardamomo vedo. Me lo devi sgusciare e pestare al mortaio. Posso fare una cosa? Sì, la faccio. Mi date una mano? Chi? Sì, tutte e tre. Dai, ci vuole un po'. Mi vedete? Ecco come è fatto questa cosa, vedi? È impossibile. Allora, dai. Vai. Io l'ho messo giù tanto, ma deve servire a pochino. Allora, che gli fai ai bambini? Cioè, i bambini insegno. I primi rudimenti della cucina, per cui ci divertiamo a giocare con le frolle, a giocare con la pasta di zucchero. Ma dove? In che tipo di luogo? Asilo, scuola, elementare? Nelle scuole, e poi organizzo le loro feste di compleanno, in cui invece il leitmotiv della festa è che loro si fanno la loro torta. Per cui tutti insieme partecipano all'organizzare, al preparare la torta. Io arrivo con tutta l'attrezzatura versione bimbi. E mi hai perso la prova di manualità sulla torta? Ammazza. Allora, ricetta. Cambiamo argomento, va. Ricetta. Ho pensato di fare un'ortolana con i frutti del mio orto. Quindi cose molto semplici come la zucca, come le cipolle, come il sedano rapa o sedano di Verona, che è anche dalle mie parti, e una barbabietola. Quindi verrà piuttosto rossastra se la barbabietola verrà abbastanza rossastra. Ok, sì. Il cardamomo va dentro sbriciolato come se fosse un sale aromatico? Il cardamomo va verso la fine, sì, va allora, lasciato alla io non fine. So quante ne usi, però fra quello che hanno fatto loro e questo, secondo me... Sì, basta, perché è molto potente. Faccio fare la raccolta a fondi. Guarda fiammetta! Guarda noi quanto ne abbiamo. Bravi! Te quanti ne hai fatti? Due? Io ne ho fatti 4 e vorrei un applauso dal pubblico. Allora, che pasta usi? Calamarata. Uso una calamarata, sì, che è una pasta un po' complicata perché è una pasta che prevede una cottura abbastanza lunga. Qui abbiamo dato solo l'ultimo... Questi non sono sbucciati, vero? Un peluchino. Mantechi con... Mazza, quanta cipolla hai messo? Sì,
Sì, bella, ci sta. Sì, perché tutto sommato la... sai, se danno wrap, la wrap rossa non è che siano particolarmente la... Hai usato tutte verdure dolci. Sì. Ok, anch'io darò la mia ricetta così. E gli dai un profumo con questi e pinoli? E gli do il profumo con... Posso pulire un attimo? Va bene? Perfetto, ottimo, grazie. Ok, okay. Allora, Tommy... Ecco, Susa, già che ci sono, do una pulitina al tavolo. Le avessi mai chiesto? No, siccome, sai, ho un po' di rispetto per la giuria io. E allora, ecco, faccio un po' le cose di casa. Non addosso. Per favore, Chiara, ho appena pulito. Ho appena pulito. Tommaso, titolo della ricetta. Il mio risotto pescato. Il mio risotto pescato. Però fai, guarda, Tommaso, allora, c'è un tagliere che sembra... sembra un... Mettiamo anche le pattine. Quando, sai quando ormai finisce la serata in discoteca che accendono le luci, no? Ormai. Ecco, c'è il delirio. Attento perché ci si lavora male e rischia anche di tagliarti. Dai. Spiega. Ho scelto un riso rosso che andrò a fare lessato, ecco perché l'ho chiamato anche... Facciamo vedere a Sabrina Tricarico, la nostra regista. Anche pescato. Lo accompagnerò con... Lavora, con questo manca ragù 4 minuti e mezzo. Con questo ragù di verdure. Ok, quindi, ragù di verdure. Ho scelto... tradurre alla mia giuria quello che non vede. Scalogno tritato, stai facendo? Sto facendo broccolo romano, broccolo romano, stella, una carota, un peperone grigliato o un... Lo metti tutto insieme? Un cavolo cinese, sì, metto tutto insieme. Posso darti un consiglio? Sì. Anche se non potrei? Sai che il cavolo io a volte lo cuocio insieme alla pasta o al riso? Buttalo! Assolutamente. Un consiglio! Allora guarda, ti vedo un po' così, ti lascio un attimo tranquillo. Ti ho una ricetta che ti piacerà tantissimo, perché è povera, si fa con un mixer e si pulisce il frigo. Tutte le verdure che vi ho detto, che vi ho elencato, che possono essere tranquillamente anche sostituite con altre verdure dolci, le mettete pulite e nettate in un cutter o in un mixer, cioè quello con le lame sotto, non quello a immersione, con il lardo di colonnata, sale, pepe e olio extravergine. Frullate tutto fino a che non diventa in pratica una pasta. Quella la mettete a fiamma bassa in casseruola fino a che non si scioglie ovviamente il grasso e cominciano a stufarsi dolcemente le verdure. Ricordate che dentro c'è la cipolla, quindi ha bisogno del suo tempo e della fiamma molto bassa. Aiutatevi con l'acqua della pasta. La pasta ovviamente la tuffate in acqua bollente e salata, la saltate in questa amalgama di verdure finissime che mantecherete fuori dal fuoco con un cucchiaio di pesto. Semplicissima, è fantastica. La chiamerei sul cancelletto dell'orto. Già che c'è, ha dato un voto al cardamomo. Uno. Uno? Sì. Allora io mi ricordo, potrei fare un elenco di puntate dove dicevi che schifo la liquirizia, guarda che schifo, non la mangia. 5 al piatto. La gente non si sa manco dove cresce, non lo sa nessuno. Sembra una cosa... Bollo questo, che cos'è questo profumo che hai? Guarda questo, è cardamomo. Fiammetta, ti ricordi quella lui un paio di volte durante queste puntate ha ricordato che era stato casualmente, prima di conoscermi, a un catering a Roma che avevo fatto. Sì. Mi ricordo benissimo che nei dessert c'era una mini crème brûlée al cardamomo. È l'unica cosa che ho lasciato, mi sembra. Ecco. Vabbè. Guarda, posso spostare per impiattare oppure... Impiattare, potete impiattare anche quando è partito un minuto dalla gara. Prima me lo date, il piatto meglio è. Madonna, mamma mia. Ma sei fidanzato? Sposato con Alessandra. Angelo, Alessandra, che pulirà lei, presumo, in casa. No, no. No? Fai tu? Lo faccio io, sì. Allora, spiegami una cosa, Tommy, che mi preoccupa una fase. Tu devi ancora cuocere il pesce. Sì. Ok. Allora, il riso sarà cotto, no? Sì. Allora, fermati. Uno. Due. Alza la fiamma. Tre. Quattro. Che ce l'ho? Fiamma alta. Ah, qua siamo addirittura di... farcitura. Sì, uso per non ustionarmi una piccola stratagemma. Allora, vi do un consiglio per le prossime sfide. Cioè, quando pensate al piatto, semplicità con l'idea dentro. Basta. Allora, vi dico la verità. Il tempo è scaduto. Però... Ok, quindi io vi do 30 secondi e ti ritolgo dopo. Va bene. Ma scusa, hai fatto finora per fare... Grattugialo qui e metticelo con la manina, no? No, volevo fare un prato fiorito. Non è presente. Un bocconcino per uno, il pinolino è ancora in tostatura. Dai, su! È proprio brutto. Perché ti complichi la vita da solo, vai. Poi mi dicono che sono cattivo, che
astuto fuoco. Allora, senza ingozzarvi, L'abbondanza. È un finger foods. Quanto cardamomo? Troppo. Ne abbiamo fatto troppo, è colpa nostra. Tantissimo. Adesso. Allora, no, per la porzione. Ah, sì, sì, anche. Per la porzione che hai fatto, è solo quello. Pasta con il cardamomo. Che ti anestetizza. Ricordiamo che bocca. Quella. La famosa pasta al cardamomo. La famosa pasta al cardamomo. Ma no, ma era una rivisitazione proprio per far apprezzare questa spezia. Questa spezia sconosciuta, amata da Riccardo Rossi. Ricordiamo però seriamente dentro che c'è una base di cipolla rossa stufata e verdure dolci, tra cui barbabietola, visto il colore, zucca e sedano rapa. No. Ma di che sai, una cosa come profumata, come una. Per il cardamomo è molto forte, sì. Ma devo assaggiare qui dentro pure? Vai, vai, sì, assaggi. Magari. Quella che sai cos'è? Io, cioè, in una quantità di pasta magari avrei messo questo l'interno non di tre è male. Semi, che so. Questo non è male, la stessa cosa che è dentro. È sì, ma sembra quasi che sa di carcadè. Come una cosa. Sa di carcadè. Carcadè. Carcadè che ricordi. Mia mamma non sa cos'è il carcadè. Come no, lo sa benissimo, durante la guerra non c'era testa, si faceva il carcadè. Periodo d'artico si va di carcadè. Diciamo che sarebbe tutto quanto così com'è un ottimo accompagnamento alla pasta, ecco. Certo, così da solo non è potabile, da solo. Ci vuole tutto il resto. Il companatico. È stata un po' troppo poca. Io l'ho assaggiata, no? C'è tantissimo. Ma però l'insieme lo trovo molto originale, molto rinfrescante. Io vedrei come un contorno come di qualcosa. Un contorno. Ok, grazie. Tommaso, il mio risotto pescato, perché lui è un pescatore. Pesce persico panato e rosolato appena, riso rosso e un ragù di verdure, che era il tema, ricordiamo, l'ortolana, fatto con carote, peperone arrosto, cavolo stella, pan di zucchero messo anche. Mi piace molto l'idea di utilizzare il riso, che si potrebbe mangiare tranquillamente tiepido questo piatto, sì. Anche freddo, peccato per il pesce che non è cotto all'interno. Però, l'idea che... Allora... A questo punto, guarda, prendo quello suo, tanto. Tanto ormai condividete tutto. Vabbè. La prova è cardamomo? No. No, la prova è cosa? L'ortolana. L'ortolana. Cioè le verdure. Sì. Perché pesce crudo. Dai. Un po' sciapo. Non l'hai salato il pesce? Non ho fatto in tempo. Peccato. Magari mettendo quello su questo, unendo su tutto. Magari insieme esce una cosetta. Buoni riso vedere. Sì. Riso rosso. Come profumo gli assomiglia un po' quando cuoce, sa di pane. L'insieme è territoriale ma anche originale, perché c'è il riso col pesce persico, che sono due cose molto indunolona, o insomma comunque da quelle parti si usa molto, no? In Lombardia. E in più ci sono queste verdure invernali strappate al gelo, mi piacciono. Quindi l'idea è carina, il piatto è bello, gli manca un po' di sprint, intendo un po' di pepe, un po' di sprint, cardamomo. Quello lì. Tanto c'è. Tanto, sai che, ma? Allora, ora vi faccio una cosa, guarda, tanto lo so. Cosa. Votate il piatto di Erika. C'è uno che c'è in cucina non passerocchia, guarda che sapra. È così che nascono tu i grandi piatti. Tu voti e io cucino. Per caso. Solo quello della matriciana aveva le idee chiare. Dai, Rick. Allora, devo votare qua. Quindi pasticcio di cardamomo in salsa omonima. Beh, però.
Sì. Per poi arrivare a Tommaso, il mio riso pescato. Dieci a sette per Tommaso, nonostante c'è esplosa una bomba atomica. Chiamiamo un'impresa di pulizia e torniamo subito. Pubblicità. Amici cucinieri di Cuochi e Fiamme, bentornati in studio. Situazione un po' bassina di partenza, cioè un 10 a 7 per Tommaso su Erika, perché Erika ha messo un po' troppo cardamomo, Tommaso ha messo un po' troppo di tutto, però alla fine ha preso 10 punti, quindi sceglie lui tra salmone o petto d'anatra. Salmone. È il salmone l'ingrediente base per la prova di creatività. Grandissimo pesce, io lo adoro. Va cotto bene, se no si asciuga troppo. Va ricettato e va reso creativo, perché questo è il tema della prova. Tutto quello che vi serve dietro di voi lo sapete. 30 secondi, vi faccio compagnia. Via! Grazie. Allora, cardamomo... No, non scherzo. Allora, salmone, quinoa. Quinoa. Quinoa cotta. Mi pareva strano che c'era la quinoa. No, questo ti piace. Alga kombu, finalmente! Gomasio. Qui c'è della macrobiotica in questa ricetta. Un po'. Peperoncino in polvere, cos'è? Peperoncino in polvere e panna acida. Panna acida. Riccardo, vieni qua. Panna fresca, salmone, arancia, pompelmo pelato a vivo, cos'è? Finocchietto, patate, burro. Portatemi Riccardo Rossi in studio. Dove fai? Eh? Ferma! Stop! Oh, scusate. Basta. Non si può vivere così, con queste parole. Non le conosce nessuno. 10 minuti, via! Ma sì, scusa, perché devo vivere con le alghe, le cose? Mamma, capito? Vieni con me, Hai detto dei nomi che non si capiscono. Ma vieni perché con me, uno... Vieni con me. Il salmone si prende la busta al supermercato, no, l'apre e te lo mangi. Basta. No, quanti aiuti c'è? Gli aiuti. Allora, tu l'aiuto l'hai già chiesto. Ecco, tocca a lui. Allora. Ecco, lui mi sembra normale. Respira, che è normale. Finocchietto, guarda. Roba normale. Mi fai tre sfoglie con la cella? Tre sfoglie in che, con la filla, ha detto. Con la filla, la pasta a filo. Aspetta, quella là. Respira. La bava secca. Dimmi cosa ci devi fare, così capisco. Ci devo fare una mille foglie. Quindi. Ok, fantastico. Perfetto. Allora, fin qui è tranquillo. Scottiamo il salmone, così tutta la gente a casa è tranquilla. Perché Riccardo non ama il pesce mezzo cotto. Allora, ti spiego cosa sono, eh. Mm. Guarda, è lì. Fiammetta? Sei contenta? Grazie. Kombu? Grazie, kombu, buago, gugu, allora, questi nomi qua. Allora, alga kombu serve per far rendere più digeribili i legumi in cottura, l'abbiamo detto un bel po' di volte. Ah. Va ammollata, anzi, va ammollata. Ecco, anzi, va ammollata. Quanto grandi? Va ammollata. Quante volte abbiamo mangiato pasta e ceci con l'alga kombu dentro per digerire pasta e ceci? Mai! Mai, io lo so, è inutile stiamo a parlare del domani. No? Riccardo, un bel piatto di pasta e ceci. No, c'è l'alga kombu? No, e come faccio a digerirla? Ragazzi, è una cosa. Allora, buoni, torniamo in noi. Tommaso, ricetta. Salmone svogliato. Svogliato? Svogliato, sfogliato. Ah, ok. Sta male. Quindi questa sfoglia. Ah, sfoglia. Ah, ok. Facciamo vai, queste sfoglie e poi scotto questo salmone in padella. Poi ho schiacciato le patate, le aromatizzo con questo finocchietto. Tutto orecchie sono. Incorporo poi le patate alla panna e poi intercalo queste sfoglie di pasta fillo con la spuma di patate e il salmone. Ok, allora pasta filo ormai l'abbiamo vista, è uno dei miei ingredienti preferiti, croccante se cotta così naturalmente, leggerissima e sempre meglio spennellarla. Io mi bloccherei qua, se no ti si straccia, secondo me è giusto così. È impazzito? Chi? No, tipo maionese pensavo, capito? No, però se andavo avanti magari sì. Io ti faccio anche un'altra cosa, che anche se non me l'hai chiesta. Ti spennello appena di olio, o si fa con il burro anche fuso, la fillo perché è molto asciutta e
poi in cottura se no ti viene tutto fuori il bianco della fila, cioè ti diventa dorata ma biancastra, mentre se si lucida con un grasso viene meglio e rimane un pochino più lucida, appunto. Simone, posso interromperti? Sì, arrivo da te se mi dai una frazione di secondo e poi l'olio ti permette di poterla un minimo salare. Grazie. E l'olio te lo fa stare attaccato alla sfoglia, altrimenti se la salate senza oliarla tende a staccarsi poi in cottura. In forno vai da solo. Grazie. Ciao, che questo è il tuo aiuto, ma ho scordato la salsa di soia. Tu queste cose dimmele in un orecchio. Tanto è uguale ormai. Sto diventando troppo buono. Allora. Grazie. E con la quinoa che fa? La quinoa? La quinoa è uno pseudo cereale che a me piace tantissimo. È anche molto proteico. Molto, sì. È quindi indicato anche delle proteine animali, ottimo la quinoa. Io ci faccio le polpettine. Buonissime. L'alga combo ammollata, saltata, per poi... L'alga combo ammollata e saltata un attimo in padella per poi essere di guarnizione al... C'è una pinza? No. C'hai sì. Tutto quello che vuoi. È vero. E poi se no c'è anche qua sotto. Ma come gli dai lo zing, come dice Fiammetta? Lo zing glielo do con un po' di salsa di soia che ho messo anche nel quinoa. Ah, proprio lo rigiri ancora? Non è abbastanza bruciato? No, mi piace così bruciato. Sto zitto e me ne vado, sai cosa faccio? Sto zitto e me ne vado. Usa il gomasio, che non è niente di strano. Si fa pestando i semi del sesamo tostati, è come se si usa come il sale. Esatto, ma è un sostituto del sale in tante culture, in tante... Però è più aromatico. È un po' più aromatico e anche tutti i benefici del sesamo, che comunque è un... Tanta gente dice, passami il gomasio. No, fra l'altro ho regalato a una delle nostre autrici una ciotolina, perché non si fa nel mortaio, ma si fa in una ciotolina orientale che viene pennellata prima di essere infornata, per renderla dura, con un pennellino in bambù seghettato. Sì. Così automaticamente la ceramica prende un effetto macera, quindi non si pesta ma si gira e spacca tutti i chicchi di sesamo. Se vuoi te lo regalo, così fai il gomasio. Aggiungiamo che va utilizzato ovviamente quando non c'è la luna piena, giorni dispari, capito, solo dei mesi caldi. Vabbè, dai. Allora, inventata sul momento, alternativa. Quando avete ospiti, quando siete in estate e non ci avete voglia di stare a fornelli e sudare al caldo, fate questo. Prendete egual dosi di zucchero semolato e sale grosso. Li lavorate insieme. Ne prendete una piccola parte e all'interno aggiungete finocchietto tritato, menta tritata e scorza di limone grattugiata. E lo impastate con il sale e lo zucchero. Con quello spalmate un filetto di salmone privato anche della pelle, sia sopra che sotto. Poi mettete la miscela bianca, quindi quella non aromatizzata, su una teglia da forno. Ci appoggiate sopra la baffa di salmone e la ricoprite con ancora sale e zucchero miscelati insieme. Quindi quello a contatto aromatizzato gli darà il sapore. E tutta questa massa tira fuori acqua dal salmone, compattandolo senza dare né dolce né salato. Vi ritroverete dopo 2 giorni in frigorifero con pellicola un salmone da sciacquare, asciugare e tagliare a fettine sottili, avendolo molto compattato. Diventa arancione trasparente e per fare dei crostini un po' gourmet è pazzesco. E ci bevete mojito perché c'è la menta e lime. Sai che il pubblico ti vuole bene qui? Perché quando hanno detto, e vedrete che dopo 2 giorni si è sentito una risata strozzata, perché io ho detto non diciamo niente. E loro tutti carini. Allora, do sempre ricette fare in 3 minuti. Era una cosetta, no? Ti volevo. Allora, sai come faccio quando mi fermo? Io vado a fare la spesa, Milano, al supermercato. Vado, una volta al mese vado. Se qualcuno ti chiede una ricetta e non vuoi dargliela, io faccio così. Allora, prendi un pollo, lo sali, lo pepi, lo metti in frigo un giorno, il giorno dopo... No, è troppo lunga. Perché non c'è da fare niente. Ah, mi stai dando ragione. Ti sto dando ragione, però questa volta se compri un filetto di pesce, prendi la baffa intera o un salmone intero, lo cucini, te ne avanza un pezzo, tu lo fai questa cosa di mettere sale e zucchero, ci vuole 5 minuti, lo metti in frigo. Dopo due giorni, già il giorno dopo va già bene, però dopo 2 giorni è perfetto. E c'hai un piatto pronto, vabbè, cioè può essere anche una vantaggia. Ammazza, guarda cosa ha combinato quell'altro, ha già finito. Aspetta. Ti avevo detto che spaccavo. Fermi. Il tempo è già finito, Mi ero distratto io. Ecco. Non è vero. Siamo arrivati giustissimi. Bravi. Tempo di 5. Dai.
Mazza, che fai? Mi potete dare una pizza? Bravo, è bello anche da vedere. Oh, pardon. Allora, ricapitolando, che ci siamo un po' persi. Sul fondo c'è la quinoa. Tranquillo, Rick. Sul fondo c'è la quinoa che è dalla parte, diciamo, vegetale, chiamiamola così. Panosa. La kombu che dallo sprint, la soia nel pesce. Che non mi sembra. Ti piace, lo sapevo, sì. Te lo stai finendo, guarda. No, e non solo mi piace, a parte che è un'ottima idea creativa, perché comunque hai messo insieme tanti ingredienti, però riuscendo a rimanere molto equilibrata con i sapori. E poi c'è un equilibrio di cotture, nel senso che il salmone è ancora tiepidino, un po' caldo, con la freschezza sotto dello yogurt e la parte effettivamente un po' farinosa, un po' granulosa della quinoa. Quindi bella, bella idea, brava. Grazie. Allora. La panna acida, comunque. Panna acida, può, ma sì, ma siamo lì. Si può, cioè, sostituire acidità. Tranquillamente. Un po' difficile da mangiare, però. No. Hai saltato l'alga, mi dispiace. No, non vorrei che... Mannaggia. Non perderla, eh. Mannaggia. Tutta questa. Sei sicuro? Beh, che ti piace? Sì, fidati, se no non te lo facevo mangiare. Il salmone è un grande piatto. Proprio... quella roba bruciacchiata sopra, non la buccia che era veramente bruciata, ma questa alga che hai detto bruciata passa. Non era però bruciata. È un piatto, non è vabbè, scottata, chiamalo quella cosa. Scura, per lui le cose scure, effettivamente. Comunque, però quella cosa sotto zucchero di canna proprio non l'ho capita. Grazie. Ma il gommaso dove l'hai messo? Sopra il salmone? Sotto. Sotto il salmone. Beh, è un piatto unico, molto elegante, dove il salmone scottato perde un po' della sua grassezza e quindi è anche molto dietetico, se vogliamo dire, un piatto molto adatto alla primavera. Lo trovo molto buono, originale. Dopo ci vorrei uno sciottino di grappa alla pera. Per favore ne portate 4 subito. Allora, alternato a della pasta fillo c'è salmone scottato e una sorta di purè arricchito di patate alleggerito con della panna semimontata e del finocchietto come aroma, no? E penso che poi qua, al posto dello sciottino, per pulirsi la bocca, vada assaggiato lo spicchio di pompelmo? Rosa. Rosa, sì. Questo è il genere tuo, food blogger. Chiaramaci.it. Allora, sicuramente hai utilizzato degli ingredienti che insieme ci sposano perfettamente, perché le patate con il salmone... La pasta fillo non è invasiva, nel senso che sono sfoglie sottilissime che danno giusto l'elemento croccante e nessun sapore. Il purè avresti potuto farlo anche leggermente più liquido quasi, da renderlo un pochino più cremoso. Me ne sono reso conto alla fine, forse mettendo però, più panna la consistenza sarebbe stata. Però gli abbinamenti ci sono tutti e il piatto è molto buono. Qua. Questo è ben cotto, quindi... Sì. Così, eh? Di meno. Patate. Quanto è buono il salmone con le patate. Limoncello? Qua. No, quello per il presepe. Buono. Ah, vedi, grazie, è arrivato lo sciottino di vodka? Che è? Davvero? Ma perché solo la fiammetta? Noi no. Tu che prendi, Gioia? Un gin tonic? Sì, perfetto. Allora, un gin tonic che... prendo... Per me è una cash-ass. Vedi come se lo recupera? Vedi come se lo recupera? Allora, prima di assaggiare, promettimi che venerdì sera andiamo a fare l'aperitivo insieme. Ma sei promesso? Va bene.
Se vuoi assaggiare solo il purè, faccio questo, così. Il dessert. Ha già mangiato insieme. Ah. Ho fatto un mélange. È molto buono. A mio parere, poteva stare anche la pasta a fillo con il salmone e l'acido amarognolo dell'agrume, che è formidabile perché sgrassa. Poteva anche non esserci la purè, che piace tanto a Riccardo, perché andava bene comunque. È un piatto molto appetitoso, molto equilibrato, e mi piace la nota dell'agrume amarognolo che contrasta. Buono. Puoi anche usare la scorza grattugiata dentro la purea. Scorza. Che è un salmone rosa. Non riesce a dirlo. È un salmone rosa quello. No, scusa, volevo dire pompelmo rosa. Aspetta. Lo conosco. Lo confondiamo. Allora, salmone alla plancia con quinoa, alga kombu, soia, gomasio, peperoncino e panna acida. Prendete appunti e riguardate su le internet. Montagne russe del palato di Riccardo Rossi. Su e giù con nuovi sapori. Ehi là. Grazie. Ragazzi. Mille foglie, questo ha un nome? Me l'hai detto prima? Vedi però lo salmone sciottino. Svogliato. Vedi lo sciottino che effetto che esatto. fa. La semplicità a volte paga. 15 a 12 per Tommaso. 25 a 19, ti do il 5. Ti ho dato il 5 perché mi piace chi osa. Allora, prova di presentazione. Non lo assaggiano. È soltanto impiattamento, decorazione, pulizia del piatto, struttura. Deve essere bella all'occhio. Ok? Mi fa morire. Finger food o crema pasticcera? Finger food. Ok. Che piacciono tanto a Chiara Masci. Sono, spacca, ha detto che spacca. Prima. Spacca, non niente qua. Sono i finger food l'elemento base per la prova di presentazione. Presentazione. Quindi non lo mangiano, l'ho già detto. Avete un po' meno tempo, quindi 7 minuti, perché la spesa ce l'avete già di fronte a voi, un sacco di ingredienti per creare dei finger food. Questo è il tema. Deve essere perfetto. Via! Perfetto nel senso pulito, deve essere equilibrato, deve essere facile da mangiare e deve essere invogliante. A pensarci bene, questa parola finger food che piace tanto a Chiara Maci, in realtà si può dire che è la prima cosa che facciamo sin da bambini. Cioè mangiamo con le dita. Quindi anche questo finger food nasconde qualcosa di infantile che purtroppo... No, che come purtroppo non ce l'hai dentro. Che lui mangiare con le mani? Ah, no, così. L'infantile. Ah, vabbè. Il bambino vabbè, che è nascosto. Peter Pan. Eterno. Allora, il finger a volte è anche un piccolo cucchiaino, no? Ah, è vero, sì. Che era coso, Liassi, l'amico vostro, no? Che metteva lì un rigatone, come oggi lei. Sì, un pan. Una calamarata, una. Sì. Una, capito? Sai che? 30 euro. Oggi, sì. Quando... No, per dire adesso. Quando fai i finger food, lo chef ha una... Perché... Sì, a me piace molto fare il finger food, che sia il cucchiaio, che sia il boccone, perché non ti do un piatto soltanto dove tu giochi, ma lì mi prendo la responsabilità io oggettiva di farti un boccone dove ci deve essere l'equilibrio massimo, sì. Cioè la quantità di guanciale sopra il rigatone ripieno di sì. crema alla matriciana, sì. potrebbe essere il tuo sì. finger food perfetto, sì. deve essere completamente equilibrato, sì. non è che te lo giochi tu, e quindi... Lì si vede la mano dello chef, cioè il carattere dello chef, la firma si vede molto okay. su un finger food, che è un boccone solo. Diciamo che è una vostra paranoia, quindi. No. Perché poi una volta che io provo un rigatoni, come ne porti altri 100, è giusto dire questo? Ma li puoi mangiare, tutti, infatti. Sì, ma tutti preparati così. Puoi anche uno, assaggiare cose di due, tre, invece è bella la forchettata così, capito? Sì, ma se te sì. sei a un cocktail party. Un cocktail party, yes. Yes, a Milano. With the flute. With the flute, I have a little finger food. No, you have another one. Hai soltanto un'altra mano per mangiare, quindi nasce dal presupposto di poter mangiare in piedi. Sì. Un'altra cosa che odio, diciamolo pure. Mazza ragazzi. Io ogni volta, se tu ti ricordi quel catering che non c'eri, come ho detto, dove ci si siede? Veramente in piedi, arrivederci. No, aspetti. Io me la do subito. Allora. Vogliamo mi dai dire una mano. Comunque, no, ma vogliamo dire che una volta c'era, perché sembra che queste cose ce le siamo inventate per stare in piedi così, no? Per fare. Che una volta
la coppa dello champagne non aveva il piede e la coppa dello champagne si metteva nel taschino e si beveva così e si mangiava, tant'è che... Sai che le hanno rifatte? Sì, adesso ci sono dei piattini. Però sono rimaste invendute. Che sembra una tavolozza. Sì, sono i piattini. Dove ci si infila il bicchiere dentro. Tieni con una mano il piattino che tiene il bicchiere e ti prendi il tuo piattino. No, però era più chic averlo. Era ben bello, certo, ovviamente. E poi sai che le cene in piedi, parti in piedi, conosci un sacco di persone, però, perché non stai seduto e parli solo con quello a destra e a sinistra. Senti, ti dico una cosa. Vabbè, hai ragione, però ti dico una cosa. Aspetta un attimo. Sì, devo andare anche a vedere cosa fanno. Ti ricordi quei barattolini di vetro che avevi fatto dentro di una qualcosetta? Allora, ci sono i testimoni. Per cui ho detto... Quanti me ne avete rubati di quei barattolini? No, io nemmeno uno, perché ero troppo piccoli, c'entrava solo un cucchiaino male, quindi li buttavo. Io tornavo al tavolo portandone 10. Tutti, Riccardo, che crema hai presi per gli altri? No, sono solo per me! Così, per avere una porzioncina! Invece è bello variegare, assaggiare, cambiare sempre sapore in bocca così non si anestetizza il palato. Allora... Allora... Arriviamo a noi. Età dell'oro. Facciamo... Sono la tua zuccheriera umana. No, grazie mille. Che onore. Allora, hai messo... Ho messo uno spicchio d'arancia, uno spicchio d'arancia che l'ha pelato a vivo. Del... Paprika? Non proprio paprika, è un masala tandoori piccante. Masala tandoori. È una miscela di spezie. È andata così. È una miscela di spezie. Tra poco è finita la puntata. Calmi, dai, su, stiamo calmi, su. Ah, lo vuoi caramellare? Metticene un po' di più, allora. Poi l'ho coperto con del bacon. E adesso facciamo una sorta di brûlée. E adesso facciamo un brûlée. Oh! Non voglio ustionare. Qualche fiamme time. Attenzione. Bene. Mi hai rotto anche il mio aggiungino preferito. Pubblicità. Vai. Carina come idea, eh? Mentre bruci vado di là. Titolo? Cocktails and Dreams. Ricordi il film con Tom Cruise? Sì. Quindi faccio questi tre bicchierini. Nel primo adesso andrò a friggere... queste acciughette, ho fatto una maionese, ho questa maionese alla barbabietola, nel primo faccio una fonduta al parmigiano con un boccone di gnoccola romana e nel terzo una salsa alle acciughe con del pinzimonio. Le friggi intere, le alisci? Sì, l'ho fatto intera. Attento che c'è la farina sulle carote. Pulisci. Questa è precisione. Gira. Oh, con le fiamme. Quindi fai sciogliere in parte il grasso del bacon, tiri fuori l'affumicato, lo caramelli appena. Lo caramello con un po' di zucchero di canna. E sotto c'è l'acidulo dell'arancia con il piccante del tandoori. E poi hai fatto il dattero ripieno di... E poi ho fatto un dattero ripieno... Scusa, non è quello al mio? Dattero ripieno? Un dattero ripieno di crema acida e gorgonzola con un trito di noci. C'è 30 anche secondi. Un altro ingrediente nella ricetta originale. Pensate alla pulizia del piatto, decorarlo... Tutto pesce, pescatore si vede, eh? Eh sì. Come pesca? Spinning? Spinning, col vivo, un po' in tutti i modi. Io ci ho provato a dirtelo, poi... E fa, l'abbiamo fatta annegare. No, perché... però scelta del colore ci siamo. Hai 3, 2, 1, stop! Lei è già pronta, quindi devo prendere i piatti immediatamente. Su. Su. Allora. Due idee per lei, tre idee per lui. Pubblicità per tutti noi. Torniamo subito. Amanti della cucina.
cucina, amanti dei piatti veloci, amanti delle sfide, bentornati a Cuochi e Fiamme. Allora, Tommaso conduce 25-19 su Erika. Dopo varie sfide siamo arrivati alla nostra ultima, che è quella di presentazione, dove si esalta l'occhio più che il palato. E qua hanno esaltato dei finger food, questo è il piatto di Erika, che ha fatto dei mini spiedini con all'interno arancia al piccante del masala, flambata con manto di bacon e poi dei datteri ripieni di crema al gorgonzola e noci. Allora, qui a parte l'apprezzare la ricetta, che è molto carina anche l'idea del finger food così, sicuramente scelta vincente quella del piatto perché richiama i colori proprio degli ingredienti, quindi quello delle noci, quello del dattero, anche quello un po' della caramellatura. Richiama anche un ingrediente che non c'è. Richiama anche un ingrediente che non c'è, che qual è? L'oro, ok, sì, no, giustamente. Richiama anche il paese di provenienza di due cose che vengono dattero, super giù da qua. Sì, sì, perché comunque Marocco. No, un bel piatto pulito, essenziale, vincente. Sai che se dopo lo assaggi, scommetto quello che vuoi che ti piace, lo spiedino. Allora, stai tranquillo, perché io come vedo questo avvoltolage dell'amico maiale, tra l'altro simbolo del nostro programma, ricordiamolo sempre, che va sempre a fine sulla tua bella faccina, questi qua io farei così, questo arriva, dico bello, pulito, subito questo qua, tre. Poi assaggerei questo, guarda pure quello. E quindi tornerei a riprendere l'altro. È presentato molto bene, il piatto in oro. Devo dire, proprio, direbbe Fiammetta Fadda, zen. Io, visto che qui i pezzi sono sei, la prossima volta 12. Tanto per... ecco. Io credo che in questo piatto parte del suo fascino di finger food consiste nel fatto che va visto fatto dal cuoco al momento, perché la caramellatura che si fa parte dello show, quindi se di catering si tratta di un diciamo isola, abbiamo bisogno di un'isola in cui il cuoco ce lo fa vedere, ecco, quindi questo è la storia di questo piatto secondo me, che è molto grazioso. Abbiamo Sidrica davanti. Beh, effetto sì, Fabio. No, sì, è sì. Vero. Tommaso, vai. Cocktail and Dreams. Allora, qui appena guardi questo piatto, a parte che sembra una faccina, perché ci sono sì. I due bicchierini così e sta così. E la prima cosa... Abbiamo perso anche Chiara. Dice no, però la prima cosa che guardi sono i colori, che sono effettivamente meravigliosi, perché c'è questo qui che è un colore bellissimo, che risalta ovviamente con la trasparenza del bicchiere, il piatto nero e tutti questi altri colori che non sono casuali, immagino. E inoltre le ricette sono molto carine, anche queste divertenti, e poi l'idea di fare tre assaggi diversi, quindi non il finger food tutto uguale, ma diverso. Bravo, bello. Ci piace. Yes. Molto. Questo è molto carino, tu sai benissimo che io ho dei piatti appoggiati sul bicchiere, ma in questo caso mi ricorda proprio l'esigenza. I bicchieri appoggiati sul piatto. Ho detto contrario? Vabbè, ok. E quindi la cosa è questa. Ecco, io appunto in un catering metto altri tre bicchieri qua, quindi arrivo bello carico. Questo è il tuo piatto? Questo è un piattino piccolino con tre sciottini piccinissimi, comunque è molto pulito, e insomma questo è quello che si dice in un sol boccone, ecco. È poco. Il problema è che sono... pescherebbe direttamente dai vassoi, sì. Lasciando lì i bicchieri. Vedi Riccardo, come diceva Chiara, qui la cosa divertente non è come tu dici la quantità, ma il fatto che hai tanti sapori diversi e quindi in piccoli bocconi. Non solo. Qui tra l'altro c'è da discutere che cosa si mangi prima e dopo, perché se vogliamo cominciare dal più potente, mangiamo prima questo, dopo questo e poi ci rinfreschiamo con questo. Se invece vogliamo fare il contrario, facciamo uno, due e tre. O se no, come fa Riccardo Rossi, piega tutti il piatto insieme, su se stesso, esatto. E lo mangia. Bene, votate. Erika, 25-19 la situazione al momento. L'età dell'oro zen. Come? L'età dell'oro zen. Tommy. Ma è Tommy. Erika è andata molto bene, ma non basta. 15-13 per Tommaso. Mannaggia. 40-32. Il quinto di Cuochi e Fiamme lo porta a casa Tommaso. Io mi porto a casa un bacio da Erika.
vi porto tutti e due con me. Io andrò a pescare insieme a Tommaso a bravi spinning. E voi, se volete prendere qualcosa, domani sera alle 18.40 state con noi sulla 7D. Bravo. Hai visto? Hai visto? Abbiamo scherzato col fuoco, ma ce l'abbiamo fatta alla fine. Io mi sento io quello che sarà purtroppo stasera una cena. Questa è l'idea del dattero, che non era questo dattero. È molto carino, datteri quelli. Una volta che questo lo vogliamo assaggiare, no? Ti prego, tutto nel caldo. Pensato in questo periodo non era. Come abbassava comunque. E allora ho detto un bel piatto. Però questo che vi dico, cioè il loro spiedino. Non è più caldo, ma è più caldo. Buono.